Leonardo Perronace, esperto di arboricoltura. Il municipio vuole chiudere la viabilità su Via dei Pescatori. Le condizioni dei pini sono davvero così ammalorate, così estreme? Sì, questi alberi hanno delle grosse lesioni alla base. Alcuni sono stati colpiti da fulmini, altri da automobili probabilmente hanno avuto dei colpi alla base, appunto, e le ferite non si sono mai più rimarginate. Tra l'altro, le radici nel poco spazio disponibile hanno esercitato quel loro modo di crescita tipico dei pini, cioè laddove le radici dei pini trovano un continuo contatto con le macchine che ci passano sopra, si ispessiscono e fanno dei noduli che tendono a essere delle protezioni per le radici sottostanti. Quindi l'unica è abbattere gli alberi? Probabilmente in questo caso l'abbattimento è una delle possibilità da prendere seriamente in considerazione. Come si vede, la strada è particolarmente impiegata dagli automobilisti. Potrebbe restare aperta solo a condizione che vengano rimossi gli alberi. La strada è particolarmente utilizzata dalle macchine e questo crea veramente una possibilità di incidente alta. Va fatta una seria analisi di tutti gli alberi e presa una decisione definitiva. Non si può lasciare così.